Torniamo ora a Sassari e facciamo il punto su una categoria importante per l'economia del territorio con un congresso dei consulenti del lavoro. Si è parlato tanto di tecnologia e altre risorse. Abbiamo Valeria Ganadu. Il consulente del lavoro 4.0, la professione del futuro. Nella due giorni si sono sviluppati diversi temi importanti, come la tecnologia come strumento al servizio del lavoro, l'importanza di cogliere le opportunità per migliorare la qualità dei servizi professionali, l'accrescimento delle competenze consulenziali, l'efficientamento dei servizi professionali per supportare al meglio le aziende nel processo di crescita e digitalizzazione. E naturalmente si è parlato anche di rincari. Il problema del caro energia e delle bollette sta affliggendo non solo le famiglie ma soprattutto le imprese. È un problema che potrebbe destabilizzare il sistema economico, non solo italiano ma anche sardo. Da cercare di, anche con gli esponenti delle associazioni datoriali, le parti sociali e la politica, cercare di capire se qualcosa possa essere fatto. Un problema che è costantemente monitorato. Chiaramente è un problema che richiede degli interventi generali, essendo un tema nazionale e quindi con interventi di tipo legislativo. Naturalmente il focus è puntato anche sugli scenari internazionali. In un momento storico non si può non parlare delle difficoltà che il mondo delle imprese, il mondo del lavoro stanno incontrando per via ovviamente della coda di pandemia che ancora abbiamo, con le difficoltà e delle riverberazioni che questa ha comportato sull'economia internazionale, quindi del nostro paese, ma anche quello che sta purtroppo causando la crisi bellica in Ucraina.